Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a San Mango in occasione del premio Muricello che è ideato proprio da Antonio Cheffallo che è proprio qui con noi alla sesta edizione. Chiediamogli proprio perché abbiamo deciso quest'anno di dedicare questo premio a delle persone che si sono, diciamo, spese molto in vari ambiti e lui ci dirà soprattutto come è nato questo premio e il perché siamo addirittura arrivati alla sesta edizione. Intanto grazie di essere venuti. Le ragioni sono sempre le stesse, cioè quelle di mettere in rete, in relazione, personalità che si sono distinte nell'impegno sociale, civile, politico, nell'impegno antimafia, sul versante del mondo della solidarietà, metterli in contatto con i giovani sammanghesi, perché nella serata in cui noi teniamo il premio, l'amministrazione comunale dà dei riconoscimenti a modo di incoraggiamento ai laureati e ai diplomati dell'anno in corso. E noi cerchiamo di far vedere loro che cosa significa impegnarsi, che cosa significa spesso rischiare la vita, mettersi in gioco, sacrificarsi per l'impegno sociale, come dicevo prima, per l'impegno civile. Stasera noi abbiamo Gaetano Saffioti, che è uno dei primi imprenditori che in un territorio difficilissimo ha denunciato i suoi estortori. Abbiamo Alessia Bausoni che da una vita che fa battaglie civili a favore in generale, ma in questo periodo anche e soprattutto per quel mondo che fino a qualche tempo fa non aveva diritto di cittadinanza e che oggi pare con nuovi atteggiamenti veda mettere a rischio i diritti che sono stati conquistati in quest'ultimo periodo, che in altri posti sono un dato ormai acquisito e naturale, mentre ancora da noi faticano a fare presa. Quindi lo scopo è questo, cerchiamo nel nostro piccolo di lanciare dei messaggi, soprattutto di far conoscere a questi ragazzi attraverso il valore della testimonianza, perché poi la cosa più importante è questa: un conto è raccontare, un conto è sentire dalla viva voce delle persone l'impegno e i sacrifici che mettono nelle cose che si fanno, sicuramente c'è una maggiore capacità di comprensione e di ascolto. Antonio, ieri mi dicevi che si è tenuto praticamente un evento molto importante a livello di cultura perché proprio sempre qui a San Mango avete deciso di fare cosa? Ce lo vuoi raccontare così per far vedere che vicino allo svincolo dell'autostrada, dove veramente si incrocia molta cultura, voi siete un qualcosa di pionieristico che io in altri posti onestamente non ho visto. Allora, quello che abbiamo fatto è la prima edizione della Fiera del Libro di autori calabresi. Anche questo ha un obiettivo ben preciso. Questo è un momento fertile per la cultura calabrese in diversi settori, perché devo dire che nel mondo della musica, dello sport, anche della cultura, abbiamo giovani e meno giovani che stanno conquistando la ribalta nazionale. Però c'è un sommerso, c'è una grande quantità di scrittori, di persone che hanno a che fare, di artisti, di pittori, che rimangono conosciuti in un ambito molto limitato e che noi vogliamo aiutare ad uscire dal guscio, perché sono profili di altissimo valore. E spesso riescono a raggiungere, ad affermarsi nell'ambito dei loro territori, però all'interno, nella Calabria e nelle varie realtà calabresi si disconoscono molti di loro. Io, una delle cose che mi ha gratificato di più in questo mese e mezzo di organizzazione è stato proprio il fatto di conoscere personalità davvero squisite e di grande rilievo artistico. E entrare in contatto con loro, creare sinergia, il segreto è, come dicevo prima, è sempre la rete. E metterci in relazione, sapere che ci sono personalità, pittori, artisti, scrittori che operano in diverse realtà, sapere che magari in un paese lontano c'è qualcuno che organizza in un festival della poesia, qualche altro che si occupa di letteratura, qualche altro di diritti civili, qualche altro di lotta al razzismo, e far entrare in contatto questi mondi culturali e non solo significa rafforzare, perché la Calabria non è una terra facile, è una terra molto difficile, una terra in cui ancora esistono sacchi di inciviltà molto forti e estese, per cui queste iniziative, almeno noi ci illudiamo che possano essere passo dopo passo un aiuto al cambiamento delle cose.
Antonio, ultima domanda. Siccome San Mango è affacciata sul mare, un bellissimo mare, da che mondo è mondo i posti affacciati sul mare sono più accoglienti, più aperti? Voi vi rivolgete a tutti, senza distinzione davvero di sesso, razza, orientamento politico, religioso, siete aperti al dialogo. Io vorrei che invitassi tutti gli amici web ascoltatori che ci stanno in questo momento guardando, magari anche fuori dalla Calabria, a venire a visitare San Mango e partecipare attivamente alle vostre manifestazioni e attività. San Mango ha una peculiarità rispetto a molti altri centri, non solo della provincia di Catanzaro ma della regione. È un paese di 2000 abitanti ma ha una serie di strutture di grandissimo rilievo. Un anfiteatro all'aperto con 2500 posti, sale mostre, il Palazzo della Cultura, il Centro per gli Anziani, il Palazzetto dello Sport con 1500 posti, uno stadio di 3000 posti, e sono tutte strutture che noi abbiamo messo a disposizione non solo dei sammanghesi ma anche dei cittadini dell'Interland che a più riprese le utilizzano. E noi questo vogliamo fare, vogliamo avvicinare più persone possibile alla nostra realtà, perché abbiamo la possibilità di fargli usufruire di queste grandi strutture, e questo lo facciamo attraverso, lo faremo attraverso la promozione culturale, attraverso la promozione di attività sportive e attraverso il tentativo di fare, di costruire un humus culturale diverso o almeno nella nostra ottica di grande apertura e tolleranza. Volevo sottolineare un aspetto: noi abbiamo un campo di calcetto con tribuna coperta che è stato dedicato alla memoria di un ragazzo disabile con un ritardo mentale che però era diventato una sorta di mascotte e di anima di questo paese. Ma io credo che non si trovi facilmente un paese che ha dedicato una struttura così importante ad una persona disabile. E la cosa più bella che ci riempie di orgoglio, che non è venuto dall'amministrazione, questo è stato abbiamo risposto ad un grandissimo richiesta da parte di tantissimi ragazzi sammanghesi, e questo è il segno che forse quello che è stato fatto in questi anni ha colpito e ha centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Vogliamo continuare su questa strada.